Ciao a tutti e benvenuti in questo video che aspettavo di fare da tantissimo. Finalmente sono arrivati gli squishy che ho ordinato per voi e sono tutti in vendita. Che bello! Allora, mi sono arrivati ieri, sto facendo il video oggi, quindi ve li mostro in base alla fascia di prezzo che ho scelto, che veramente riguarda un guadagno minimo da parte mia, perché l'ho comprati tutti insieme. E non sono molti, sono 10. Perché voglio vedere prima come va, se li comprate, se siete interessati, eccetera, eccetera. In caso poi ne comprerò di più belli, di più numerosi, eccetera, eccetera. Iniziamo da quelli che metto a 3 euro, quindi. Ops. Allora, ecco qui quelli da 3 euro. Ci sono due ciambellini, allora questa rossa con il foam strap, e questo è il livello di morbidezza. Non voglio squisciarli troppo perché non so se qua è ancora tutto impacchettato, e dietro è così. C'è la sua compagnetta tutta così decorata. Sinceramente mi piace tantissimo questa decorazione. Il livello di squisciosità è uguale, e dietro sempre uguale con il foam strap. Sono tutti impacchettati, non ho tolto nulla. Poi ci sono le zampine. Allora, c'è questa color cioccolato ed è molto morbido, devo dire. E c'è anche il foglietto, la bustina originale, e dietro c'è anche il cartellino. Non ho aperto niente. Qui il cartellino sta fuori, ma l'ho trovato così, quindi. E questa è una zampetta più lunga, un po' meno morbida rispetto a quell'altra, però sì, sinceramente è un po' più carina, rosa e gialla, perché sembra un biscottino. E completa di bustine, cartellino e foam strap. Questi erano quelli a 3 euro. Quelli a 4 euro invece sono questi qui. Allora, qui c'è uno squishy bun che è davvero morbidissimo, ha questa faccina sorridente con le cigliette. E in più ha sia il foam strap che il portachiavi con tutte le faccette così. È troppo carino, quindi potete attaccarlo dove volete. Poi è troppo bella questa cosa. E la dimensione, ecco, è questa, un po' più piccola rispetto al solito. Poi ho questo qui che è il biscottino It Me, sempre morbido, con il ripieno tipo pistacchioso. E qui c'è sempre il cartoncino che chiuso e sigillato qua dentro, eccolo qua, sempre 4 euro. E qui c'è un macaron sigillatissimo arancione, che davvero volevo tenermelo io, però è troppo morbido. Io l'ho comprato per voi, quindi non posso tenermeli. È troppo bello, è arancione con il ripieno bianco, se non sbaglio, e la bustina è sigillata, non l'ho aperta, ed è molto morbido. Poi vediamo gli ultimi, che sono quelli a 5 euro. Allora, c'è questo paninone che è super extra morbido, cioè è troppo bello. E c'è il cartoncino sotto, tutto imbustato, ha questa decorazione violetta sopra, e poi anche come farcitura. E questo viene 5 euro perché è un po' più grosso, insomma. Un altro grosso è questo qui, un gelatone, che ecco, ha la bustina quella così, ma non l'ho aperto assolutamente. Ha questo conone fatto benissimo secondo me, e poi ha il gusto vaniglia e fragola, e questo è il livello di morbidosità, cioè troppo bello. Anche questo è 5 euro. Ultimo ma non meno importante è il nostro panda bun, come lo volete chiamare, che è penso il più morbido tra tutti questi che vi ho fatto vedere adesso. Non voglio rovinarlo, e non l'ho aperto, non voglio aprirlo, ma ha il foam strap, e quindi è troppo carino, cioè è quello senza fiocchetto e senza linguetta. Quindi questi erano gli squishy che ho comprato per voi. Se volete acquistarne, dovete andare sulla mia pagina Etsy, che vi lascio qua in sovraimpressione, così ci cliccate, andate a vedere quali sono i prezzi e anche la spedizione. E detto questo, spero che
vi interessino e che continuerò a venderli per voi a questi prezzi bassi. E non lo so, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se siete entusiasti di questa cosa e anche se volete richiedere nuovi squishy da comprare da me, io non c'è problema, li compro al lotto, che vengono comunque abbastanza, e poi li rivendo a voi, così non dovete aspettare le spedizioni provenienti da Forlì, da chissà dove. E quindi vi saluto a tutti, un bacione e al prossimo video, ciao!